Trattiamo in questa lezione Goldoni e la riforma del teatro che portò avanti nel Settecento. Goldoni nacque e visse a lungo a Venezia, anche se poi operò numerosi spostamenti della città per vari motivi. Ma senz'altro, insomma, Venezia rappresenta proprio la sua città, diciamo la città che aveva sempre in mente quando scriveva le sue commedie. Venezia è una città molto aperta, una città cosmopolita, una città a vocazione commerciale, motivo per cui appunto nella città confluivano persone di diverse, diciamo, di diverse nazionalità e comunque persone che diciamo, portando avanti i commerci erano anche aperte comunque allo scambio, aperte insomma ai contatti, quindi è una città con una forte vocazione per la socialità, per gli incontri e per il cambiamento, se così possiamo dire. Era una città, diciamo un stato, perché era appunto una repubblica, quella di Venezia, organizzata politicamente secondo una oligarchia aristocratica. Tuttavia, al di là appunto dell'aristocrazia che era al potere, la classe sociale sicuramente più importante da un punto di vista economico e da un punto di vista culturale era la borghesia. E proprio questa borghesia rappresentò il pubblico ideale a cui Goldoni si rivolse nelle sue commedie e rappresentò anche in un certo senso la classe sociale che lui andava a rappresentare nelle commedie stesse, la classe sociale che lui andava ad esaltare. E, Venezia era una città all'interno della quale sorgevano numerosi teatri. Addirittura a fine 600 c'erano circa 20 teatri all'interno della città. La presenza di questi edifici teatrali è legata soprattutto al fatto che i ricchi borghesi che volevano investire in un momento di crisi della città lagunare, crisi che Venezia conobbe insomma, proprio intorno al 700, preferirono investire i loro capitali a Venezia piuttosto che all'estero. E questo chiaramente fu un bene per la città perché Venezia si riempì di edifici privati e pubblici e si riempì anche di teatri. I teatri fruttavano bene perché comunque i borghesi erano interessati agli spettacoli teatrali e quindi diciamo che era un buon affare quello di realizzare teatri che poi venivano affittati a impresari che a loro volta poi commissionavano i lavori ad una compagnia teatrale e ad un poeta comico. Il tipo di teatro che veniva, diciamo, recitato a Venezia prima di Goldoni era la commedia dell'arte, detta anche commedia italienne, perché la commedia dell'arte che si sviluppò in Italia fu poi, tra virgolette, esportata anche all'estero, in particolare in Francia, dove apprezzarono molto appunto questo tipo di commedia basata su maschere fisse. E quindi su un canovaccio, da cui appunto si partiva per l'improvvisazione da parte degli attori, e quindi appunto diciamo che in Francia era molto apprezzata questa novità italiana, tanto che Goldoni stesso a un certo punto della sua carriera fu chiamato a Parigi per dirigere la Comédie Italienne. Quindi ripeto, Venezia è una città cosmopolita, una città aperta, una città attiva. Una città a vocazione commerciale in cui la borghesia rappresentava la classe emergente ed una città ricca di teatri, intorno al 700 ne contava circa 13, quindi non è poco. Andiamo a vedere quindi la biografia di Goldoni in questo contesto. Goldoni nacque ovviamente a Venezia nel 1707 e nacque da una famiglia borghese, suo padre infatti era un medico. E aveva intenzione di avviare anche suo figlio alla carriera medica. In un primo tempo lo iscrisse a Perugia presso i Gesuiti, successivamente invece lo iscrisse a Rimini alla facoltà di filosofia, pensando che comunque gli studi filosofici potessero essere una buona base culturale per intraprendere poi studi specifici di medicina. Tuttavia Goldoni era piuttosto refrattario agli studi, era un po' un irregolare, un amante della commedia, addirittura aveva composto la sua prima commedia rudimentale all'età di 8 anni e fuggì quindi da Rimini per seguire diciamo una compagnia di teatranti, di attori comici diretta a Chioggia, quindi si imbarcò con loro e raggiunse a Chioggia la madre. Dell'episodio ci parla all'interno del suo libro autobiografico, dell'opera autobiografica intitolata I Memoir, che lui comporrà, diciamo, in età matura, quando si era già trasferito a Parigi. Tornato, diciamo, in famiglia, si allontana nuovamente da Venezia per andare a Pavia a studiare
legge. Verrà espulso poi dall'università nel 1725 per una satira che aveva scritto contro le fanciulle pavesi. Quando il padre morì nel 1731, fu costretto a tornare a Venezia, si laureò nel frattempo a Padova in giurisprudenza ed iniziò la carriera di avvocato anche per mantenere la famiglia. Si allontanò per un breve tempo da Venezia per sfuggire ad un impegno matrimoniale contratto precedentemente, ma poi vi tornò nel 1733 e qui inizia la sua carriera di teatrante, o meglio di poeta, comico, perché Imer, che era un impresario, che aveva una sua compagnia di teatro, lo chiama per scrivere degli intermezzi. Gli intermezzi erano, diciamo, delle brevi, insomma, opere che venivano inserite all'interno del teatro tra un tempo e l'altro della commedia o all'inizio della commedia stessa. E quindi Goldoni inizia a lavorare per il Teatro San Samuele, che appunto è uno dei teatri presenti a Venezia. Successivamente, tra il 37 e il 41, gli viene affidato un incarico importante, cioè quello di direttore del Teatro San Giovanni Grisostomo, sempre a Venezia. E nel 38 realizza una sua prima opera teatrale di una certa rilevanza, il Momolo Cortesan, rilevante perché all'interno di quest'opera, come poi vedremo, lui inizia ad avviare quella che sarà la riforma del teatro comico settecentesco. Nel 43 si allontanò da Venezia a causa di debiti e sempre nello stesso anno compone La Donna di Garbo. Anche quest'opera dobbiamo, insomma, di quest'opera dobbiamo sottolineare l'importanza perché anch'essa si inquadra nell'ambito della riforma teatrale goldoniana e poi anche qua approfondiremo l'argomento. Si trasferisce poi a Pisa per lavorare come avvocato e qui a Pisa entra in contatto con l'Accademia dell'Arcadia. L'Accademia dell'Arcadia era nata a Roma sul finire del 600 e era nata un po' come reazione a quelli che erano stati gli eccessi del barocco per quanto riguarda la produzione poetica. Quindi diciamo che gli intellettuali che si riunivano nell'Accademia dell'Arcadia erano diciamo, portati a produrre una poesia di stile classico, una poesia composta, una poesia che in qualche modo fosse improntata ad un certo razionalismo, ma una poesia fondamentalmente disimpegnata, quindi una poesia che nulla avesse a che fare con le istanze che poi insomma si andarono affermando nell'illuminismo. Diciamo che un aspetto interessante dell'Accademia dell'Arcadia era che, pur essendo nata a Roma, aveva, diciamo così, delle accademie satellite nelle varie parti d'Italia e questo permise un po' un dialogo tra i vari intellettuali delle varie parti d'Italia, pur nella divisione politica a cui l'Italia era soggetta, e quindi in un certo senso permise anche un interessante dibattito culturale anche su questioni di carattere linguistico. Ma fondamentalmente, ripeto, si trattava di una poesia classica chiusa nell'ambito delle singole accademie, quindi non aperta né a temi sociali né a questioni di carattere, diciamo politico. Ma fu un'esperienza comunque interessante per Goldoni anche per il contatto appunto con la poesia classica. Quando nel 1947 conobbe a Livorno l'impresario Medebach, iniziò per Goldoni una esperienza nuova di teatro. Medebach gli affidò un incarico importante. Lui per contratto doveva comporre 8 commedie l'anno, 8 commedie per il teatro Sant'Angelo. E si trattò quindi di un periodo di intensa attività da parte di Goldoni, un periodo quindi molto felice in cui comunque lui dette vita alle sue commedie migliori, a quelle che ebbero maggiore successo e in cui poté portare diciamo, a maturazione quella che era la riforma che aveva iniziato precedentemente. Concluse però il suo rapporto con Medebach nel 1953, quando passò alla compagnia di Vendramin presso il Teatro San Luca. Vendramin era un impresario aristocratico molto più chiuso rispetto a Medebach e quindi non furono anni facili questi per Goldoni. Furono anni in cui ci fu un certo ripiegamento su se stesso, in cui tra l'altro lui cominciò a trovarsi in disaccordo con i poeti comici che erano a lui concorrenti, in particolare con il Chiari ed il Gozzi, che rappresentarono anche due personaggi piuttosto infidi perché comunque parodiavano le sue commedie, cercavano di gettare discredito su Goldoni e quindi Goldoni dovette in qualche modo adeguarsi anche al loro modo di proporre il teatro comico e quindi senz'altro furono anni comunque di crisi, anni difficili.
Tanto che alla fine nel 1762 accolse l'invito ad allontanarsi da Venezia per andare a Parigi a dirigere la Comédie Italienne e nel 63 si trasferì appunto a Parigi. Anche qui non fu un'esperienza facile perché comunque Goldoni sperava di poter affermare le novità della sua riforma a Parigi, ma si trovò in una condizione in cui in realtà i francesi si aspettavano la commedia dell'arte e quindi Goldoni dovette ripercorrere un po' lo stesso iter che aveva percorso in Italia, ovvero ripartire nuovamente dalla commedia dell'arte, quindi dalle maschere, e piano piano, diciamo, adeguare la sua volontà di riforma a quelli che erano i gusti del pubblico, fino ad arrivare anche lì a, diciamo, riformare il teatro, ma insomma dopo parecchio tempo. Gli fu affidato poi nel 1765 l'incarico di insegnare italiano ai figli del re di Francia Luigi XV, e questo incarico ovviamente gli permise di godere di un certo agio, e finito l'incarico godette anche di una sorta di vitalizio. Tuttavia questo vitalizio, essendo stato diciamo, un'iniziativa del re, venne totalmente revocato nel 1792, dopo diciamo, lo scoppio della rivoluzione francese nel 1789 e dopo che appunto si decise di revocare tutti i provvedimenti presi dal re. E quindi Goldoni finì la sua vita in miseria e morì poi a Parigi nel 1793 in condizioni veramente deplorevoli dal punto di vista economico. Ora, come diciamo, ricavare appunto le informazioni biografiche che riguardano l'autore? Goldoni scrisse un'opera autobiografica dal titolo I Memoir, opera che si divide in tre libri e che è particolarmente interessante perché ci permette non soltanto di ripercorrere quella che è stata la sua adolescenza, quella che è stata la sua formazione, i viaggi e quant'altro, ma anche di ripercorrere le tappe un po' della sua diciamo del suo lavoro, quindi gli spostamenti da un impresario all'altro, le caratteristiche, insomma, di questi impresari, il tipo di lavoro a cui fu sottoposto. E ovviamente poi insomma gli anni in cui si trasferì a Parigi. Leggiamo la parte finale dei Memoir in cui Goldoni scrive: eccomi però, grazie a Dio, tuttora in vita e con la speranza di vedere i tre volumi stampati, distribuiti e letti. Se non saranno lodati, spero almeno che non siano oggetto di disprezzo. Non mi si accusi di vanità o presunzione se oso sperare qualche raggio di favore per le mie memorie, perché se avessi creduto di dover dispiacere assolutamente, non mi sarei dato tanta cura. Se nel bene e nel male che io dico di me la bilancia pende dalla parte buona, ne sono più debitore alla natura che allo studio. Tutto lo studio da me usato nella composizione delle mie commedie è stato quello di non guastare la natura, come il principale pensiero della compilazione di queste memorie è stato di non dir altro che la verità. La critica, dunque, delle mie commedie potrebbe aver di mira la correzione e la perfezione dell'arte comica, ma quella delle mie memorie non produrrebbe niente a favore della letteratura. Se vi fosse pertanto qualche scrittore al quale venisse in mente di occuparsi di me non per altro fine che per molestarmi, perderebbe il suo tempo. Sono nato pacifico, ho sempre conservato la calma e nella mia età leggo poco e non leggo che libri dilettevoli. Ora, al di là chiaramente della dichiarazione di intenti di Goldoni, cioè quella appunto di essere letto insomma, dai suoi estimatori e di non essere criticato per la sua vita, ma semmai per le sue commedie, è interessante sottolineare l'attenzione che lui pone a due elementi, la natura e la verità, che sono poi due elementi fortemente connessi tra di loro. Ricordiamo una importante affermazione che Goldoni fa in un'opera che è la prefazione alla prima edizione a stampa delle sue commedie che uscì nel 1750. All'interno di questa prefazione lui dichiara apertamente che i due libri a cui si è ispirato per la realizzazione delle sue opere teatrali sono Il Mondo e Il Teatro. Con questa affermazione Goldoni sottolinea il fatto che le sue opere non sono opere libresche, sono opere che senz'altro tengono conto anche delle letture da lui compiute, quindi comunque della preparazione che lui si è, diciamo, si è formato un po' da autodidatta, no? Perché comunque le opere teatrali le ha lette per conto suo, perché appunto all'università ha intrapreso studi filosofici o studi giuridici.
Ma al di là di questo, sottolinea che le sue fonti di ispirazione sono legate alla realtà concreta, al mondo. E il mondo rappresenta proprio questa realtà variegata, questa realtà fatta di, diciamo, esperienze di vario tipo, di persone di vario tipo, con varie caratteristiche, e di, diciamo, aspetti di rapporti sociali di vario tipo. Sembra un po' quasi di sentir riecheggiare lo stesso Galilei quando parlava, no, del libro della natura. Più o meno Goldoni ci dice lo stesso, cioè indagare la natura, ovvero quello che lui chiama il mondo. L'altro libro, con questa bella metafora con cui, da cui Goldoni trasse ispirazione, dice è il teatro, intendendo con questo proprio le arti teatrali, quindi gli aspetti tecnici che rappresentano il teatro stesso e la recitazione, che quindi ha rappresentato insieme con il mondo l'altra fonte di ispirazione. In tutto questo, quindi, Goldoni sottolinea proprio la schiettezza della sua ispirazione e sottolinea il fatto che lui ha cercato di tirar fuori dalle sue commedie proprio la verità nel rispetto quindi della natura, e così come all'interno delle memorie stesse ha cercato di dire il vero. Poi è chiaro che, insomma, come tutte le autobiografie, è un'opera questa che vuole essere anche un po' autocelebrativa, quindi insomma la dobbiamo leggere anche un po' con il filtro, con determinati filtri, ma senz'altro, insomma, è un'opera in cui Goldoni vuole ricostruire le tappe fondamentali della sua biografia e anche delle sue scelte, diciamo, poetiche.